sventano le bandiere della Palestina. La stessa storia è cominciata per noi nel 1860. Il canale di Suez ha cambiato il pianeta. La Sicilia è stata invasa da Garibaldi e dai suoi attori, palleggiati dall'esercito inglese. Da quel momento il mondo è cambiato, perché aprendo il canale di Suez l'Europa è straripata nella sua insaziabile voglia di dominare i popoli. E qui è nato l'imperialismo che ha portato alla rovina centinaia di popoli dell'Oriente. Il popolo palestinese è quello che ha pagato di più in questi anni questo progetto di cambiare il mondo, finito con la circumnavigazione dell'acqua. Ancora oggi l'Occidente in Palestina difende i suoi interessi e a farne le spese sono i popoli che ci capitano sul loro passaggio. Ancora oggi la Sicilia, come la Palestina, paga il prezzo di un canale artificiale costruito per risparmiare la circumnavigazione dell'Africa, per arrivare ai mercati orientali e alle merci orientali, speculando sulla vita di popoli, di molti popoli. Ruggero VII è sempre qua, che guarda il popolo siciliano, lui che aveva preferito andare a morire a Malta senza mai più fare ritorno. Questo è il teatro Politeama e questo è il monumento a Ruggero VII. Il padre della patria siciliana fece scrivere nella Costituzione del 1848 la Sicilia sarà sempre una nazione indipendente.